Ciao, sono Giampaolo Colletti, sono un blogger e un imprenditore digitale. Metto in rete le web TV di ogni angolo d'Italia e per me quindi la velocità di trasmissione è fondamentale. Oggi approfondiamo la nuova tecnologia Fiber to the Cabinet, detta FTTCAB, e per farlo accompagniamo Alessandro, un tecnico Telecom Italia, nella sua missione, collegare un cliente alla nuova rete in fibra ottica. Ciao Alessandro! Ciao Giampaolo, pronto per la giornata? Prontissimi! Alessandro, partiamo dai fondamentali. Che cosa significa FTTCAB, ovvero Fiber to the Cabinet? È l'architettura della nuova rete che permette di portare la fibra ottica fino al cosiddetto cabinet. Ora ve lo mostro. La tecnologia permette di avere servizi ultra broadband molto più avanzati di una comune ADSL. In pratica, con la fibra ottica potremo vedere contenuti video full HD, migliorare le performance del gaming online e condividere foto, video e film con una qualità e una velocità veramente alta. E tutto questo nella rete domestica, connettendo telefoni, PC, smartphone, smart TV e tablet. Alessandro, quali sono le città già raggiunte da questa tecnologia? Alcune zone di Roma, Napoli e Torino sono state già raggiunte. Entro il 2014 la nuova rete arriverà in altre 100 città italiane, secondo il piano di copertura di Telecom Italia. La fibra arriva in questa rete di distribuzione, appunto il cabinet, che porta l'ultra internet da tutte le case qui intorno. Il collegamento da qui all'abitazione è fatto con il cavo rame già esistente. Per capire meglio, perché non far arrivare la fibra direttamente a casa del cliente? Certo, arriverà anche a casa, ma oggi, sia per aumentare la rapidità e la diffusione della nuova rete, sia per non dover necessariamente intervenire a casa del cliente, la soluzione più semplice e allo stesso tempo innovativa è l'FTTCAB. Ecco perché molti tra i principali operatori di telecomunicazione in Europa hanno scelto questa tecnologia. Fatto, e io mi potrei fermare qui. Infatti il servizio al cliente è già pronto per essere attivato semplicemente collegando modem e telefono. Ma andiamo a farlo noi, così vi mostro quanto è semplice. Alessandro ci sta dimostrando che connettersi alla nuova rete è semplice e chiunque potrebbe farlo da solo. È sufficiente togliere il vecchio modem e sostituirlo con il nuovo modem fibra. Ecco qua, collego il nuovo modem e siamo pronti per navigare. Alessandro, e per chiamare come si fa? È semplice, colleghiamo il telefono fisso e il cordless associandoli al modem e lei può telefonare. E adesso tutti i dispositivi di casa possono essere collegati al modem fibra ed essere connessi alla rete ultraveloce in Wi-Fi. Smartphone, tablet, smart TV, media player, console e dischi esterni. E se con la DSL per fare l'upload di 10 foto da 5 mega l'uno servivano 15 minuti, adesso ne bastano soltanto 2. Con questa velocità sarà imbattibile in multiplayer. Missione compiuta! Il futuro della comunicazione passerà per la nuova rete a fibra ottica. In breve tempo, questa nuova rete consentirà di ottenere prestazioni sempre più avanzate. Velocità di connessione e simultaneità di collegamento con tutti i device. Sono queste le eccellenze della nuova rete in fibra, ideale per il mio lavoro nella redazione multimediale e per il mio tempo libero a casa.